Devo rientrare un attimo su PS5. Ok, qua usciamo. Perfetto, andiamo su PS4. Via. Ah, 4-3-2-1, vai. Ah, raga, lo sapete che io mi sappio già Erzigno? Oppiamo Van Basten. Da provare su All Gen. Magari Van Basten All Gen work, eh? Vabbè, senti, prendo già Erzigno, bro. Puskas tutta la vita, voglio provare. Su All Gen lo voglio provare. Che dite? Un Kunku. O Mokhtar. 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 È un legame, niente male. Se prendessi a degli Emi? O dite che è Dalglish? Proviamo Dalglish da Old, magari è buono. Beh, qui Tonali per forza. Ma che devo fa'? Ausenti, io più Camavinga, basta. Oddio, potrei aver fatto bene. Abbiamo pure Hakimi, raga, vai. Tutti a zero. Tutti a zero. Io più Hakimi davvero, bro. Nesta? Che ne pensate, Nesta? Nesta, dai, Nesta. Che almeno dà l'intesa pure a Tonali. Nesta, Stones, che è buono per Bernardo Silva. E niente, poi qui te la pin del culo, bro. Prendi Sosa. Perché con quelle prima... Con quelle prima no. Beh, ragazzi, che dire. Non bellissima questa squadra, eh. E forza Zanetti. Ma te dirò, mettilo pure. Cos'è questa merda? Ok. Ma lo sai che si è fissato? Ma lo sai che se c'è da un terzino sinistro è pure Caruccio? Vabbè, qui Bergwijn. Perfetto. Mario Rui. Perfetto. Ci ha dato pure Consalva il Vless. Ma sai che mi sa che Di Lorenzo è tipo solido? Che draft! No, però tocca giocare, raga, tocca vincerli. Chi è che sta poca intesa qua? Pickford? Ah, non ci serve un cazzo, perfetto. Vabbè, ma che fai? Non la provi? Anzi, io voglio provarlo, sia Del Piero che Puskas che Dalglish. Ma questo si chiama Cristian. Ah, bella la squadra. Ho capito. Chi metto a prima all'inizio? Niente, eh? Leverei Mario Rui, metterei Hakimi magari, no? Chi skippa? Qua si vince, oh. Vediamo next gen, old gen, se giocano come voglio io. O se la CPU è abbastanza... Mamma mia, comunque, porco Dio, parlano de Pongo su old gen, raga. Vai, Alex! Ti odio, sono 4 ore di fila che gioca a Marvel Snap. Godo. Alex! Del Piero! Ma quanto corrono pure qui i difensori, oh! Oh! Rosica, eh! E sto pure a sudare.
lo vuoi run dei destri. Mezzo che era meglio New Gen. Porco Dio, ma mezzo che meglio che lo disinstallo sto gioco di merda, porco Dio. Mettiamo Jairzinho, leviamo dal cazzo sto Darklish che mi sembra un trimone. E metti Gonzalez. Vai. Imprendibili, imprendibili, bro. Cioè, sono imprendibili, bro. Cioè, sto facendo cacare in tutti i modi io sti giorni su FIFA. Questi ma come fanno a premere sto cerchio così? Ma sbaglio io? Continua a spingere, bro. Spingi, spingi. Aie, yeah. Forza, forza. Basta che tryhardi draft, ma che è? Forza, forza. Porco Dio, ho trollato, raga. Oh, GG. Mazza che tryhard, ma che è sta roba, oh? Raga, ma sbaglio non c'è time finish? Vai, Darklish, fammi vedere! Oh, oh, corre, oh! Direi che è colpa mia per queste cose. È che io mi aspetto che sul gen, però... Mi aspetto dei dribbling migliori, raga, perché non dribblano? Porco Dio, scusate! Vai Busca! Mamma mia, ma Busca sei un trimone, non si muove, oh! Bravo Busca, sei un fenomeno invece, scherzavo, bro! Sto a giocare con Mario Rui? Ecco perché prima stavamo per perde! Perché c'avevamo Hakimi! Pulito! Alex Dalglish 4-0. Perché sto da old? Perché mi hanno rotto il cazzo, frate, su next gen, porco Dio, sono tutti figli di troia con la difesa a 5 e mi hanno rotto i coglioni. Prossima settimana VL da 4? Probabile. Probabile che la prossima settimana imbastisco una VL da PS4. Potrebbe essere una follia, però è probabile. Che gameplay è? Occhio! Bim! No, sono uscito con R1, ho sbagliato. Mamma mia, ma come fai le azioni, oh? Come viaggiano le azioni su Old, oh? Oddio, ma quanto corre questo? Ecco. Corre. Corre abbastanza. Mamma mia, Puskas, destro-sinistro, ciotto. Mamma mia, che lisci. Che lisci, porco Dio. Ah, Cruyff è troppo forte. Cruyff è troppo forte.
Il kickoff non lo vedo bello. Vabbè, in un modo o nell'altro abbiamo kickoffato. Capisco, capisco Gerard, comprendo, comprendo. Hola brother. No, oh, porco Dio, Idas in finale, ragazzi. Stanno giocando in due? Vabbè, raga, che problema c'è? Ci siamo, doppio Idas. Tanto io sono abituato a giocare contro due persone. Ogni partita su Next Gen la gioco contro due persone. Non cambia molto, eh. Non cambia molto dal giocare con due persone alla CPU della Next Gen, eh. Ne penso dell'esonero di Maldini e Massara. Mi dispiace per voi, amici milanisti, perché io avrei rosicato, onestamente. Maldini per me aveva creato un grande ambiente a Milanello. Non aveva fatto male per niente, secondo me, Paolo. Anzi, cioè, per me lo scudetto dell'anno scorso è anche merito, grande merito suo, comunque. Probabile che ci sarà una bella rivoluzione in casa Milan. Non so se siete pronti voi, amici milanisti, però. Voi come la vedete? Il prossimo anno il Milan sta in Champions, sì. Quanto siete arrivati? Quarti? No? La cosa è che comunque, porco Dio, perché... Cioè, tipo, serve un mercato fatto bene, no? Cioè, nel senso, semifinali di Champions League raggiunte, più qualificazione poi ovviamente alla Champions League anche per il prossimo anno, serve investire soldi. Porco Dio, io fossi Milan, cioè, mi arrabbierei parecchio, se non investissero una ciola. Bravo Puskas, serve una punta al Milan, regà, serve una punta seria, cioè. Ma chi più però? Cioè, punte ciotte al momento, chi prendi nel mondo, io dico, eh? Oh, io mi dispiace, regà, io ho un fetish per gli attaccanti tipo già maturi, cioè, capito? Cioè, per me, boh, io ho il fetish per gli attaccanti sui 30 anni. Harry Kane, quello, porco Dio, regà, se va davvero al Real Madrid, bello. Al Real Madrid io l'Uragano ce lo vedo. L'Uragano è un giocatore troppo utile proprio pure per la squadra. Cioè, non solo te butta dentro, ma è proprio forte pure con i piedi a passare il pallone. È proprio top. Però vuole una barca dei sordi, ma una barca vera, regà. Avanti a noi. Tu sei... GG, vinto, draftino portato a casa. Che premi ci darà, ragazzi? Che premi ci darà? Un 25k? Due 25k? Un 50k? Secondo te Osimhen rimane? Io spero, spero per lui di no. Allora, mi dispiace amici napoletani, però... Però bro, secondo me Osimhen dopo sta stagione se ne deve andare dritto dritto al Bayern Monaco, bro. Il Bayern ha detto che costa troppo per loro. Quanto chiede De Laurentiis? Allora voi tenete, oh. Minimo 150. Posso dire che fa bene? In un mondo dove comprano Mudrik di Okane a 100 milioni. Giustissimo di Okane chiedere 150 milioni per Osimhen. È pure poco.